questa edizione del telegiornale che apriamo con la cronaca. Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla polizia per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. I particolari in questo servizio. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio alle volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti in via Milano per una segnalazione di lite in famiglia e patita aggressione del personale del 118, nonché danneggiamento dell'ambulanza. Giunti sul posto, gli agenti hanno arrestato un uomo, classe 1984, di origine marocchina, per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Lo stesso inoltre è stato denunciato per i reati di lesioni personali, danneggiamento ai beni dello Stato, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di coltello. L'uomo, che si trovava in regime di arresti domiciliari, vistosamente ubriaco, ha litigato furiosamente con la moglie, infastidendo l'intero vicinato. La donna, visibilmente provata psicologicamente dall'aggressione verbale del marito, ha chiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dell'ambulanza il personale a bordo ha dovuto fare i conti con l'ira del 32enne che, oltre a danneggiare il portellone e i tergicristalli dell'ambulanza, ha picchiato gli infermieri. Subito ha avvisato il 113, gli agenti delle volanti hanno cercato di calmare il marocchino, non senza difficoltà, vista anche la prestanza fisica dell'uomo, e nonostante le resistenze sono riusciti ad arrestarlo e portarlo alla casa circondariale di Cavadonna, dove si trova in attesa del rito per direttissima. Acque agitate nel PD di Francofonte in vista delle amministrative di maggio 2018, ce ne parla Nello La Fata in questo servizio. Acque agitate nelle PD di Francofonte in vista della competizione elettorale di maggio 2018 per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale. La spaccatura pare sia dovuta al fatto che in seno al PD di Francofonte non tutti sono pronti a sostenere la ricandidatura del sindaco uscente architetto Salvatore Palermo. Diverse anime PDSine, infatti, pare siano decise a puntare su una nuova candidatura. La qualcosa sta contribuendo ad alimentare il dibattito in seno al PD francofontese e per domani sera addirittura il caso sarà affrontato nella riunione del direttivo che avrà luogo alle ore 17:30 nella sede del PD. A questo punto tutti i giochi sono aperti e si rischia anche di avviare una fase di commissariamento, considerato che l'attuale segretario del PD non intende ingranare la retromarcia sulla ricandidatura del sindaco uscente Salvatore Palermo. Il PD di Francofonte quindi rischia di frantumarsi in più pezzi, con il rischio di compromettere il successo elettorale alle amministrative di maggio 2018. Parliamo ora di spettacolo perché il musicista siracusano Carlo Muratori si è esibito sabato sera sul palco dell'Auditorium. Parliamo ora di spettacolo perché il musicista siracusano Carlo Muratori Si è tenuto sabato sera a Melilli il concerto dal titolo Sale di Carlo Muratori, un'esibizione che ha riscosso applausi e consensi. Presenti il sindaco Giuseppe Carta e la giunta al completo. Muratori ha portato sul palco il meglio del suo repertorio musicale e il 1° maggio si replica a Marina di Melilli. Pali dell'illuminazione pubblica pericolante in via Etnea Allentini, tutti i particolari. In via Etnea Allentini, e precisamente all'altezza del Banco di Sicilia, c'è un palo dell'illuminazione pubblica che rischia di cadere da un momento all'altro, con tutti i rischi che il caso comporta sull'incolumità dei cittadini e degli automobilisti. Il caso è stato segnalato più volte all'amministrazione comunale, ma a quanto pare fino ad oggi non è stato preso nessun provvedimento. Forse si aspetta la caduta del palo prima dell'intervento. E veniamo al calcio, rotonda vittoria casalinga del Siracusa che batte 3-0 il Fondi. Sentiamo. E veniamo al. Il Siracusa torna alla vittoria casalinga a 2 mesi di distanza dall'ultima volta contro il Fondi, successo meritato degli azzurri che hanno realizzato 3 gol. Prestazione convincente della squadra retusea che ha dominato l'incontro sin dall'inizio. Subito Azzurri vicino al gol, con il tocco ravvicinato di Scardina che non inquadra la porta. Gli aretusei premono, specie sulle fasce, dove De Silvestro semina il panico.
Al 20° serve Parisi, con un bel colpo di testa termina fuori. Ancora il centrocampista ex del Gubbio supera mezza difesa avversaria, converge e poi tira in curva. La squadra di casa trova il gol al 40°. Angolo di Giordano e colpo di testa di Liotti che batte il portiere laziale. Il raddoppio arriva al 45° e lo sigla Parisi su assist di De Silvestro. Nel secondo tempo la squadra di casa insiste e al 23° trova il tris con Catania che con un diagonale sotto l'incrocio chiude la partita. Il Fondi sparisce dal campo, la squadra di Bianco amministra la partita e porta a casa una vittoria preziosa. Gli Aretusei ora sono quarti in classifica a 5 punti dal Trapani. Adesso il punto sul calcio dilettantistico siracusano con Beppe Ianni. Giornata negativa per molte squadre calcistiche siracusane a partire dalla Serie D col Palazzolo che ha perso di stretta misura in casa del Gelbison. Scendendo in eccellenza a girone B, stessa sorte per il Città di Rosolini, sconfitta 2-1 a Catania contro il San Pio X, e per l'Avola che è stata superata nettamente 3-0 dal Caltagirone. E passiamo alla promozione girone D, dove a gioire sono stati il Carlentini di De Leo che ha battuto la capolista Marina di Ragusa ed il Real Siracusa del tecnico Forti che ha calato un tris sullo Sporting Augusta. A pareggio a reti bianche tra il Megara Augusta e lo Sporting Priolo che ha agganciato in classifica al 5° posto il Floridia che ha lasciato le penne a Santa Croce Camerina. Bene, era questa la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'appuntamento.